Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa ed oggi vi mostrerò quello che è Hard Papers Borders al momento attuale delle cose. Questo gioco è ancora in alfa e appunto ancora un sacco di lavoro da fare. Infatti c'è l'avviso all'inizio in cui dice ancora non è per niente completo, giocate a vostro rischio e pericolo. Allora in pratica non è buggato o rotto, però ci dà ancora la possibilità di fare solo un pezzo dell'avventura. Allora, possiamo scegliere il nostro personaggio con cui iniziare, tutti dei personaggi molto interessanti. Credo che sceglierò questa tipa qua. Allora, la chiameremo Manny. Gartner. Allora, la cittadinanza è obbligatoria del principato di Tawazir. Possiamo mettere che maschio anche se femmina, vabbè. 25 e il passaporto sarà valido fino a questa data qua. C'è anche un'opzione debug. Ok, togliamo. Questo qua in pratica è il multipass, è una sorta di passaporto che serve per viaggiare e andare a visitare tutti i vari posti. Questo gioco è strutturato in pratica attraverso l'esplorazione, la visita di posti e la loro descrizione tramite una sorta di finto blog, in modo da guadagnare follower e crediti per poter continuare i nostri viaggi ed esplorare tutto il mondo che è stato creato in modo molto originale, devo dire, da questo piccolo studio di sviluppo. Aspettiamo il caricamento. Ok, qua ci fa le congratulazioni perché avendo compiuto appena 25 anni possiamo percorrere cioè intraprendere questa impresa di viaggiare per tutto il mondo. E appunto ci spiega che ci danno dei soldi iniziali, che ci sono delle tasse, che avremo uno stipendio mensile e in pratica ci dice di andare a iniziare il nostro percorso. Allora, la prima missione principale che ci dà è di andare a prendere il pacchetto per essere arrivati ai 25 anni alla Bergentop Fortress. Allora dobbiamo andare a visitare Bergentop Fortress e ritornare al Travel Center. Travel Center qua da dove partiamo, andiamo a Bergentop Fortress. Costa 600 unità di denaro per arrivare fin là. Ci va un giorno per visitarla. Allora aspettiamo che passi il giorno, possiamo anche mandare avanti più veloce. Ok. Un prete ti sorride e ti offre un pacchetto ufficiale a proposito di Tawazir e ti chiede di scegliere i tuoi obiettivi per il viaggio. Allora, voglio sperimentare tutto quello che il pianeta Terra ha da offrire, voglio imparare le differenti culture del pianeta Terra e voglio trovare il posto più divertente sul pianeta Terra. Io direi che voglio sperimentare tutto quello che ha da offrire. Ok, sorride, dice next e ci dà come ricompensa 10.000 crediti. Abbiamo un follower e abbiamo degli hashtag che possiamo utilizzare. E abbiamo sbloccato anche il posto da visitare che è Writing Jig. Ok, allora. Ok, però prima dobbiamo tornare al Travel Hub. Ok, abbiamo dei tag, degli hashtag che possiamo utilizzare dopo. Allora, abbiamo sbloccato degli altri posti, Wagon Raids, e l'altro era. No, niente, questo qua abbiamo sbloccato. Andiamo a visitarlo. Sì, questi sono tutti gli avvisi che ci danno, in pratica. Sì, no. Ok. Dopo un tot appare l'evento. Provi ad esaminare il design elegante di World Rooms, un complesso residenziale dedicato all'autenticità.
Incappi in una persona che ha uno strano aspetto. Mentre cerchi di scusarti, Bump, sì, incappi e proprio ti ci scontri. Lei ti guarda serenamente e dice: anima senza pace, hai bisogno di cercare la pace della natura per calmare la tua energia giovanile. Conosco proprio il posto adatto. Ascoltiamo cosa ci dice, probabilmente ci darà qualche posto da andare a visitare. Ci ha sbloccato il Secret Park. Ok, allora andiamo prima di andare in là, vorrei un attimo mostrarvi qua l'interfaccia che abbiamo. Allora, la prima parte è dedicata al blog. Qua il journal sono in pratica le missioni che abbiamo. Queste sono quelle terminate, queste sono quelle in corso. Queste sono le transazioni monetarie che abbiamo avuto. E qua sono i viaggi che abbiamo fatto. Location qua in pratica fa vedere tutti i vari stati che possono essere visitabili, in cui ognuno ha un determinato tipo di caratteristiche e dei posti da esplorare. Allora, le caratteristiche sono il tipo di governo, connectivity e la connessione internet. Quindi più è alta la connessione internet, più guadagniamo dal blog. La libertà di movimento, il costo del passaporto, il tempo di validità del passaporto e il tempo in cui che ci mettono ad emettere il passaporto. Quindi questo varia da posto a posto, tipo Ibra è 80% di connectivity, costa 1400, mentre qua aveva 40% e costa 1200, 90 giorni, 90 giorni. Insomma, ognuno ha un po' delle caratteristiche diverse con vari posti da esplorare. Dove siamo noi? Tawazir. Help è l'avviso che ci ha dato prima. Questo qua è il nostro passaporto, in cui se ci fossero delle altre pagine possiamo andare ad esplorarle. Allora, andiamo a viaggiare fino a quel posto là. E poi mi sa che inizieremo a fare un pochettino i blog. Sì, in effetti, ci dà già la missione. Raggiungi il parco facilmente, anche se il posto è facile da non scorgere, se non sai che cosa stai cercando. Sì, ti trovi in un bel posto, resti per un po', penso al privilegio di poter avere un pacchetto per la maggiore età. Da uno stato ricco come il Tawazir. Allora, scrivi un blog dove descrivi i tuoi pensieri e hai almeno un follower. Un follower già ce l'abbiamo, dobbiamo scrivere un blog sui nostri pensieri. Allora, qua ci sono alcuni tag che ci danno più follower o più unità. Allora, vediamo un attimo. Questo ci dà come titolo 18 follower e 180 unità. Questo invece è 18 e 180. Mi sa che non cambia un Kaiser. 18 180, 18 180. Ma forse nel titolo non cambiano. Non ho ancora mai ben capito se l'hanno già implementato o meno la questione del... Ah, quelli neutri diventano del colore del titolo? No, perché qua è giallo? Ah, abbiamo due vibrant, uno giallo e uno bianco. Boh. Togliere questo, metterei uno blu e uno viola. Cerco sempre di differenziarli un po', ma non so se è una cosa che ha senso. Pubblicando questo post sul blog otterremo 86 follower e 865 crediti. Quindi quanti follower abbiamo? 87. Possiamo farne magari un altro. Ecco, Experience, Vibrant, Principate of Tawazir, Curiosity and Maturity. Vediamo cosa ci dà. Ci dà altri 83 follower e 770 unità. Ok, allora abbiamo sbloccato il Crater Park. Andiamo al Crater Park. Abbiamo sbloccato degli hashtag per aver visitato là il parco. Il writing jig, ok.
Allora, aspettiamo che succeda qualcosa. Allora, questo è un parco di divertimenti. Allora, facciamo una foto oppure scriviamo le nostre osservazioni sul nostro spacepad. Scrivo le osservazioni. Abbiamo guadagnato 8 follower, un hashtag, i Crane Site Investigation e Construction Site. Allora, visit Crane Site, sono questi? No, questi sono Construction Site, dove è Crane Site? No, questo è Crater Park. Vabbè, andiamo qua. Sì. Allora, c'è della gente che balla e si diverte e ti attorni e ti dà il benvenuto e ti inizia a ballare con i tuoi nuovi amici. La musica è un po' strana e ti raccontano che questa gente viene dalla nazione del Viezzo per trovare un posto con una paga migliore. Sei interessata dalle loro storie e quindi decidi di visitare la loro nazione. Quindi l'obiettivo adesso è di ottenere un passaporto per la Federazione Viezzo e andare a viaggiare in Viezzo. Ok, torniamo un attimo. Dove? No, voglio andare un attimo qua, dov'è lei? Ci aveva dato anche un altro obiettivo, Crater. Scusate, cos'è che aveva dato altro come obiettivo? Crane Site, ma è già finito? Ah no, è il construction site, ok. Allora, pubblichiamo magari un altro blog per un pochettino di soldi in più. Sweet, 25, peace, social, people are good, safety. Perché nel Viezzo la connessione internet non è un granché, quindi ci conviene utilizzare gli hashtag qua e fare un po' di soldi prima di andare in là. Nature, blogging, touristic, writing. E immigration, secondo me non hanno ancora sistemato per bene il discorso degli hashtag. Ora andiamo qua al travel hub e ah sì, abbiamo avuto degli altri hashtag per aver visitato quel posto là. Mi sa che dobbiamo andare a... Ok, 6500 ci hanno dato di contributi e compriamo un passaporto per il Viezzo. Ho bisogno di 15 giorni perché ci venga accreditato, ci è costato 1500, adesso aspettiamo un attimo qua. Man mano, come potete vedere, i soldi diminuiscono perché bisogna pagarsi da vivere. È un po' più veloce, fin tanto che ci danno il passaporto per la Viezzo Federation. Ok, allora adesso possiamo trasferirci in Viezzo, andare a visitarlo. Travel, costa solo 125 arrivare fino in là. Ok, e ci dà di nuovo delle altre missioni. Visit Sputnik City. Close, allora. Sputnik City sarà questa, eccola qua. Sì, siamo già in Viezzo Federation, ok. Vai, allora costa 1200, cioè praticamente quanto il passaporto, andare a visitare Sputnik City. E vediamo se ci dà qualche hashtag interessante. Succede niente. Abbiamo già 503 follower, tra l'altro. Però tanto per ora non ce ne facciamo nulla, quindi 5 giorni, ancora non succede niente, 6 giorni. E ci costa 200 al giorno star là. Non succede niente. Andiamo a visitare qualcos'altro allora. Scusate. Un tempo c'erano degli eventi che ci davano. Però non sta succedendo nulla.
Ah, ok. Il Kitai è invaso da turisti maleducati. Ti arrabbi e dici che sono maleducati, chiedi gentilmente di fare attenzione e te ne vai. Chiedi gentilmente di fare attenzione. Ok, abbiamo sbloccato degli hashtag. Andiamo a visitare allora Candy Cane Church. E stiamo finendo rapidamente i nostri soldi. Non vorrei utilizzare i nostri hashtag qua in Viezzo, mentre siamo in Viezzo, perché ci dà poco. Ci dà pochi soldi. Abbiamo ancora più o meno 2 mesi per poter restare qua in Viezzo. Vai un po' più avanti. Abbracciare o non abbracciare? Un bambino del posto chiede. Sì, vuole un abbraccio. Ah sì, lo abbracciamo. Vabbè, abbiamo guadagnato un follower e degli hashtag. Allora, andiamo fin là. Come potete vedere, il gioco è interessante, ma manca ancora di mordente, cioè c'è pochissimo da fare e quindi, oltre a leggere delle descrizioni, guadagnare dei follower, guadagnare dei soldi per il mero scopo di niente. Tutto il 70% di sconto. Compra quello che ti può servire. Compri un souvenir, lo manderai a casa come un regalo. Abbiamo sbloccato il Quarry Spark. Che è questo qua, vero? No, People's Park. Qual è il Quality Park? Boh, andiamo a visitare questo. Quality Park? È questo forse. Intanto guardate quanto stanno scendendo i nostri soldi. Il problema è un po' quello, che non c'è tante possibilità di riuscire a rientrare, ok. È vero che ogni mese guadagniamo i soldi che ci dà la nazione, ma non sono poi tantissimi con quello che spendiamo al giorno qua. Cioè qua ogni giorno sono 200. Non sta succedendo niente qua. Al construction site, andiamo alle quality park, va. 1200 di nuovo per spostarci. Però adesso ho visto che hanno aggiunto il tempo che siamo stati fermi in un posto. Ok, 6500 ci è andato. Ci bastano per vivere un altro po' di giorni. Succede qualcosa qua alle Quality Park? Dobbiamo andarcene. Stiamo anche qua una settimana, poi ce ne andiamo, perché sennò poi ci scade anche il passaporto per il Viezzo Federation. Penso che ce ne andiamo, eh. Andiamo. Ok, ci hanno dato degli altri hashtag. Ok, qua il bello è che ti offre uno sconto per un passaporto per Kerno Tora. Io in genere lo compro, ma non c'è la possibilità di visitare Kerno Tora da quanto ne so io. Per ora, perché ci sono Cameria e Endeus, ma non c'è la possibilità di andare a visitare. Kerno Tora non so neanche dove sia, quale sia. L'ho comprato anche sto giro sperando in qualche cambiamento, ma niente. Allora andiamo a vedere l'Lollipop Business Center, l'ultimo posto mi sa che dobbiamo visitare qua. Ah no, restano questi park là e questa zona qua che non è ancora sbloccata, mi sa. E poi lo stato è anche questo finito. Non mi ricordo più se viene sbloccato qua o qua, questa zona. E questa zona qua in genere richiedeva tanto tempo per essere esplorata. Andiamo qua. Ah, no, abbiamo più soldi per spostarci. È un bel problema qua. Dobbiamo aspettare i soldi di fine mese, sperando di andare sotto e tornare a casa a sto punto. No, 3500 per tornare a casa. Ma mi sa che dobbiamo farlo appena riusciamo.
Sotto zero non possiamo andare, è buono sapersi. Però il problema è davvero quello per riuscire a gestire il denaro, perché non riesci ad affrontare le spese. Dai, 30 maggio, 31 maggio. Ci sta scadendo il passaporto anche per l'Aviezzo. Quando è che arrivano i soldi? Forse il 2? Ok. Travel. Perché non mi fa travellare, non mi fa viaggiare? Via. No, è buggato, non mi fa più tornare a casa. Andiamo a visitare questo allora. Ah, forse perché devo andare al... qua. Per poter andare in là. Siamo bloccati, mi sa. Cioè, possiamo fare dei vlog, ma non so quanto riusciamo a guadagnarci. Bobalaika, fan, campfire. Vabbè, almeno per 3 giorni sopravviviamo, poi vediamo un po'. Open mind, love, vodka. Aspettiamo che passi il tempo. Vediamo se riusciamo a esplorare almeno questo. Una donna vestita di stracci vende souvenir. Ne compri uno ma lo paghi più di quanto richiesto. Dai, facciamo così. 200 Cribbio. È molto contenta lei però. Guadagniamo 10 follower. Abbiamo sbloccato Pioneer, che è quello là. E 3 hashtag. Allora andiamo a Pioneer. Allora che è l'ultimo che possiamo. No, come non abbiamo abbastanza soldi? Oh, scade il nostro permesso. Ah sì, perché costava un sacco di soldi viaggiare fin là. E niente, arriviamo qua, vediamo se adesso possiamo viaggiare. Cioè... Ok, adesso sì. Dobbiamo essere nel posto di viaggio, insomma. Allora, metti un attimo in pausa, facciamo dei soldi giusto per poterci comprare il viaggio a casa. Kindness, safety, Sputnik, disinformation. Quanto ci andava? Abbiamo un sacco di follower, ma tanto soldi non ne abbiamo. Ok, adesso però dovremmo avere abbastanza per poter tornare. Ehi, pausa. Per poter tornare a casa. Ok, proprio un giorno prima che scadesse il nostro permesso per l'Aviezzo Federation. Qua, allora, per vivere al giorno. Costa 200 anche qua, vivere al giorno. Però possiamo pubblicare un pochettino di più i nostri blog. Vediamo quanto cambia il nostro guadagno adesso che abbiamo un pochettino più di follower. Secondo me un Kaiser. Secondo me un Kaiser. 8,44. No, è sempre più o meno simile, quindi non è che cambia molto. E niente, questo volevo mostrarvelo. Poi me l'hanno mandato per recensirlo, ma è ancora molto in alfa, ancora molto da guadagnare. Come attività e cosa da fare. Questo era Heart Paper Borders ed abbiamo visitato tutto tranne questo posto qua su in cima. Tutto il resto ancora bloccato, non possiamo andare né in queste zone qua né negli altri stati che effettivamente come vedete non sono ancora sbloccati. Detto questo io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buona giornata.